Buona domenica, amiche ed amici di Chiaro e Tondo, e siamo giunti ai vostri messaggi. Iniziamo con Ruschia, che dice: Aria, al direttore di Chiaro e Tondo ultimamente hai uno sguardo intraversato. N'avrà trovo donna, me sa che è in caldo, me sa. Oh, ci hai preso, Ruschi, eh? Stefano su Marchionne dice: Marchionne parla male di Firenze, pensa le terontola. E Mirko ancora su Marchionne: Marchionne, quando distribuivano i cervelli, te eri già a fare la duna. Torselo. Davide, Riccardino e Marchionne invece dice: Riccardino pappagallo è stupendo, e quando dice dell'avvocato mi dispiace è da buttarsi per terra a ridere. Sì, perché a un certo punto sul filmato io dissi Gianni Agnelli, e lui mi disse dico è morto, lui ah mi dispiace, ma dico, guarda Riccardino che è morto da tanti anni. E poi guardate i filmati, mica li devo spiegare a tutti. Enrico, l'inutile pista ciclabile questa qui di Pescaiola, 600.000 euro per fare quel porcaio, oddio, dove si andrà a finire. Marco sulle fanfanate ancora: pensavo te le chiami fanfanate perché il sindaco si chiama Fanfani, io le chiamo cazzate, ma in quel caso puntini puntini. Marco sempre sulla pista ciclabile: o che vuoi che dica, di solito i fatti smentiscono le parole, ma questi sono i fatti, quindi. Luca ancora sulla pista: e questa è una ciclabile? Una stermina cicli, semmai. Lucone: collaudiamo la pista ciclabile in via Calamandrei, mandateci il sor Beppe così la sciacco. Mi sa che Lucone sta da queste parti. Mirko e la pista di via Calamandrei. Leonardo: potresti subito... Ah, scusa, Leonardo, protestai subito ed avevo ragione. Era inevitabile avere una pista ciclabile davanti all'uscita di passi carrabili, di vie secondarie che si immettevano in via Calamandrei. Vorrei capire chi ha firmato e ha dato la sicurezza per la realizzazione di una pista ciclabile non a norma. E questo i cervelloni del comune, caro amico Mirko. Alessia dice invece: meno male che hanno fatto la pista ciclabile, ora sì che posso andare tranquillamente in bici in una strada tranquilla con il mio bimbo di 2 anni e rendere vedovo tuo marito, aggiungo io. Debora: pista, e quando arrivi in fondo prima del sottopassaggio della rotatoria di Chiani finisce, entri nel fosso, ultimissima. Giustamente in Pescaiola ci sono stormi di biciclette tutti i giorni. Andrea: insomma, questa della pista ha preso campo, eh. L'unica cosa di bello che ha Fanfani è la sua figliola. Concordo. Nadia: virus invernali. Visto, questa era di Zichichiri, vero Luca? Visto che sono a letto con febbricina, vorrei l'intervento del professor Zichichiri. Va là Nadia, che se ti mette sul termometro ti ci vuole il maniscalco per ricavarlo. Ilaria: mi piaci sempre. A me. Non è vero che è più bello il Peloni o il Brandini, mi piaci sempre, ma te non mi consideri, ti sono passata davanti 3 volte al caffè di Piazza San Francesco, non mi hai degnato di uno sguardo, chiacchieri sempre con qualcuno, non alzi mai lo sguardo, o non ti piacciono le donne? Ilaria, ora, le donne mi piacciono, ma se mi sei passata 3 volte... davanti in tuo cacato vuol dire che sei anche mezzo buttino, ora, un t'offendere, no? No. Oh. Michele: il professor Zichichi era sempre il migliore. Alessandro: allerta metro, grazie Leo, ma sei arrivato tardi, ero in Vespa, pioveva e sono un po' umidino, ma domani scafandro. Nanni: sarà anche l'atletico, è riferito all'Arezzo, ma mi sa che ce n'è pochi che fa le corse per mettere un po' di quadrini, per dirla come direbbe Steno. E quando chiedono i quadrini non arriva nessuno. Nadia: ti ho visto al sottopasso vicino alla sanitaria comunale mezz'ora fa con un ragazzo con la telecamera. Quel ragazzo è un vecchino che è Luca,
Ma ho tirato dritto, impaurita da una possibile intervista. La prossima volta però mi faccio coraggio. Ma vieni a salutarci, perché di solito io e Luca intervistiamo le nostre e poi le trombiamo, ovviamente ove ce la diano. Marco, su Luzzi, sul servizio, sul tennista Luzzi di Fedelux, al di là della delicatezza ho molto apprezzato. Scusate, capita. In tutte le migliori città. Al di là della delicatezza ho molto apprezzato l'approccio con la vostra TV a quella solidarietà. Bravi e lodevoli. Marco, grazie. Antonella, sempre sul circolo tennis intitolato a Federico Luzzi. Federico continua la sua partita più bella. Ristoratore incazzato sul sottopasso e poi vengono a rompere i coglioni a noi se non abbiamo riempito i registri sanitari per un errore di trascrizione, ci fanno il culo. Mario sui filmati con Riccardino. Riccardino è una superpotenza atomica. Dina ancora su Riccardino, il topo, sul giuramento di Riccardino, il topo in culo semplicemente fenomenale, è un giuramento, lo sapevi? Giuro per giuro, mi è entrato un topo in culo, mezzo di fuori, mezzo di dentro, ecco fatto il giuramento. Dario del Borgo, grande Jacopino, adesso ricordo anche il personaggio di Rapo Elkan, fu uno dei primi, oltre a tutti gli altri che avete creato, che forza. Massimo, ancora su Jacopo, grande ragazzo, fai bene a mantenerne in vita la memoria e in virtù di questa memoria, come tutte le domeniche, l'altro filmato è relativo a Jacopino Serboli. Buona domenica a tutti con Chiaro e Tondo TV.